primo match interno al Bonolis per il Teramo di Mister Guidi, uscito sconfitto all'esordio stagionale a Chiavari contro la Virtus Entella. Oggi, di fronte ai biancorossi, il Siena del campione del mondo Alberto Girardino. Sarà anche questa una gara difficile, ma Teramo che promette di dar filo da torcere a tutti gli avversari. La prima emozione dopo appena 30 secondi, Di Santo prova a indirizzare subito il match. Tozzo para a terra senza problemi. Risponde alla grande il Teramo dopo appena 60 secondi, Malotti scappa via a tutti e dal limite dell'area fa partire un sinistro che costringe l'estremo difensore Nanni al miracolo. Arriviamo al minuto 7, minuto incriminato, quando Paloschi infila in rete il gol del vantaggio, ma il direttore di gara, su indicazione del primo assistente, annulla il vantaggio ospite per una probabile fuoriuscita del pallone in fallo di fondo. All'11esimo il Siena insiste, cross dalla sinistra per Cardoselli, la spizzata del numero 21 sfiora il palo mettendo i brividi alla tribuna del Bonolis. 13esimo, il Teramo può sfruttare un calcio di punizione dalla destra. Colpisce di testa Soprano, ma la una deviazione manda in angolo. Sul corner seguente, nulla di fatto con il portiere Lanni che smanaccia. Ci prova ancora il Siena, siamo al 22esimo. Rillo sbaglia l'anticipo, Varela raccoglie e si accentra, scaglia il mancino, ma Tozzo è attento, bloccando a terra. Due minuti prima della mezz'ora, calcio di punizione a favore del Siena. Di Santo prova ad impensierire Tozzo, che però blocca e si fa trovare ancora una volta sicuro tra i pali. Sul finire di tempo, l'azione che fa arrabbiare tutta la panchina biancorossa. Bernardotto difende ottimamente palla, entra in area e il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste. La prima azione della ripresa arriva dopo due minuti. Perde una brutta palla il Teramo, Di Santo si avvia verso l'area di rigore, scarica il mancino, Tozzo respinge ancora in corner. Al quinto ancora pericoloso il Siena, si addormenta il Teramo di Guidi, cross dalla destra e colpo di testa del 10 che sfiora letteralmente il vantaggio, mandando a lato alla destra di Tozzo. Ci prova ancora il Siena, questa volta con noi entrato Guberti, ma il destro del 17 non può impensierire l'estremo difensore biancorosso. Prova a rispondere il Teramo da calcio piazzato a circa 8 minuti dalla fine, ma anche questa volta l'estremo difensore Lanni riesce a respingere l'insidia. Ci prova anche Agio Osmanovic in proiezione offensiva, ma sul suo cross ancora una volta Lanni è pronto a bloccare. Corner Teramo, Arrigoni sul pallone dopo un tocco di testa sul secondo palo. Soprano arriva in ritardo all'appuntamento. 92esimo, ci crede ancora il Teramo, l'affondo di Bois sulla destra e cross al centro. Birligea arriva leggermente in ritardo, cade a terra e rivediamo il tutto a rallenti. Prima del triplice fischio arriva l'occasionissima per i biancorossi. Ancora Bois imperversare sulla tre quarti, scarico per Mungo, immediato il cross sul secondo palo. Fiorani non arriva di poco all'appuntamento con la vittoria.